Soffri di mal di schiena cronico? Hai sempre male al collo? Hai provato tutti i tipi di terapie e nessuno è riuscito a curarti? Se hai un dolore cronico e non sai come fare a curarti, sei sul canale giusto. Ciao a tutti, Gianluca Italiano, fisioterapista, il miglior fisioterapista al mondo, secondo i miei figli, ovviamente. In questo video parliamo di dolore cronico e delle quattro cause principali che ti portano ad avere dolore cronico. Successivamente ti farò vedere anche come lavoriamo noi in dettaglio per curare la tua situazione. Nei tanti video fatti in passato sul dolore, molti di voi mi hanno chiesto: ma allora Gianluca, spiegami come posso fare a risolvere questo problema? Per favore, perché non fai un video sul collo visto che è un problema di cervicobrachialgia? O per favore fai un video sul ginocchio perché io soffro di artrosi cronica al ginocchio. Con questo video ti spiegherò il motivo che accomuna tutte queste patologie, perché ormai negli anni si è capito che il dolore cronico è una patologia a sé stante. A prescindere che tu abbia problemi alla caviglia, al ginocchio, alla schiena o al collo, quando il dolore si protrae per più di 3 mesi, non è più un problema solamente fisico e strutturale, ma ci sono dei meccanismi di sensibilizzazione che portano poi il dolore stesso ad essere la causa e il problema da risolvere. Per iniziare ti voglio dare solo un dato. Ad oggi nel mondo almeno il 20% della popolazione soffre di dolore cronico e si pensa che nel 2050 questa percentuale arriverà a più del 50%. È un'evidenza chiara e precisa che la medicina oggi non ci sta capendo niente. Per fortuna però noi ci stiamo studiando e stiamo avanzando nella comprensione di certi meccanismi e di come far aiutare le persone come te. Adesso ti spiego quali sono i 4 meccanismi, le 4 cause principali di dolore cronico. Per essere chiari, ognuno di voi che ha dolore cronico sa raccontarmi chiaramente e specificatamente qual è stato il primo movimento, la prima causa dei suoi dolori. Ah, perché mi sono piegato quel giorno dopo che ho fatto 8 ore in macchina seduto, quella volta che ho sollevato in braccio mia figlia e mi è venuto uno stiramento al collo. Queste sono le cause primarie. Nessuno di voi però riesce a spiegarsi e a spiegarmi il perché il dolore è persistito, il perché dopo 3-4 mesi la situazione non si è più risolta. Per questo oggi parliamo proprio di quello, i 4 meccanismi, le 4 cause principali, perché una persona poi sviluppi dolore cronico da una parte o, se questi meccanismi non ci sono, che invece ritorni a una vita normale e dopo 2-3 mesi riprenda a fare l'attività come ha sempre fatto. La prima causa che porta una persona a sviluppare un dolore cronico è la paura al movimento. Mi sono piegato una volta in avanti e ho sentito una fitta fortissima che mi ha fatto stare a letto per una settimana. Da quel momento in poi ho paura a piegarmi in avanti. Non raccolgo più le cose per terra, mi sono fatto comprare un bastone per raccogliere le cose e non piegarmi. Se mi fanno vedere la spesa me ne vado. E ho chiesto al mio capo di cambiarmi di lavoro, di darmi una mansione più tranquilla, perché non voglio più sollevare pesi. Questa si chiama paura del movimento. È una delle cause principali di dolore cronico. Quando fai un esame alla schiena ti diranno: ma no signora, è tutto a posto, sì ci sono delle alterazioni, ma questo non giustifica il suo forte dolore. Poi tu cosa fai? Vai dal chiropratico, vai dall'osteopata, vai a farti le infiltrazioni di ozono, ti fai dare qualsiasi tipo di medicina, fai la tecare, tutte le macchinette del cavolo qua, ma se non superi la paura di piegarti in avanti, non risolvi il problema. La seconda causa che può portarti a dolore cronico è la catastrofizzazione. La catastrofizzazione significa esagerare, amplificare una situazione, un avvenimento, come se fosse qualcosa di terribile e catastrofico, appunto. Pensieri come: oh mamma mia, mi fa male la schiena, magari finisco in carrozzina. Oh mamma mia, non posso più piegarmi in avanti perché sennò mi si romperà la schiena, mi uscirà un'ernia e mi dovranno operare. Questo è un tipo di mentalità catastrofico, catastrofista, che porta a dolore cronico.
Se ci pensi è collegata alla paura del movimento. Sono catastrofista, inizia ad entrarmi in testa un loop che le cose andranno male, che le cose sono terribili, che tutto è grigio, e chiaramente questo non farà altro che aumentare la soglia del dolore, aumentare il livello di iperprotezione che ho e a sentire sempre più male. Il terzo punto, la terza causa di possibile e conseguente dolore cronico è l'ansia. Ansia intesa come il dubbio di non potercela fare. Sarò capace di superare questa situazione? Sarò capace di tornare a lavorare? Se tu ci pensi, l'ansia è qualcosa che sperimentiamo tutti in un modo o nell'altro. Ed è un sistema anche utile per metterci in guardia, per metterci alla prova, per renderci capaci di affrontare una situazione nel modo giusto, con la giusta mentalità. Non possiamo né dobbiamo certo iniziare a fare delle cose con troppa superficialità. Per questo l'ansia, il dubbio di non poterle fare, può aiutarci a essere più concentrati, più attenti e focalizzati su un obiettivo. Ovvio però che se l'ansia è eccessiva, se inizi a dubitare di te stesso, di tutte le tue capacità e delle possibilità che tu abbia di stare bene, è difficile che la tua situazione possa migliorare, è difficile che il dolore passi. E per finire, il quarto meccanismo che porta a un dolore cronico è la sensibilizzazione del sistema nervoso. Sensibilizzazione del sistema nervoso significa che il tuo nervo è come un cavo scoperto. Basta passare qualcosina che subito parte un impulso tremendo, molto potente, che viene facilitato ed arriva facilmente al cervello e subito ti accorgi di quello che succede. Io per esempio adesso non so cosa succede sotto la mia pianta dei piedi, anche se mi focalizzo e sto attento, posso sentire se il pavimento è caldo e freddo, dove appoggio il piede, dove sento fastidio. Questo significa sensibilizzazione. Se una persona è sensibilizzata, finisce per percepire la propria parte dolente, come la schiena o come il collo, in maniera molto più amplificata. Sono le stesse informazioni che riceve una persona sana, ma nel tuo caso sono molto più ampie e amplificate, perché c'è un canale più facile, c'è un'autostrada che porta le informazioni dal collo della tua schiena direttamente al cervello, senza un casello in cui fermarsi e dover prima pagare. È come se ci fosse il giorno di festa dei casellanti e le tue informazioni non devono neanche passare per il casello, ma vanno direttamente al cervello, quindi diventi ipersensibile. Adesso ti dirò una cosa che ti farà un po' sorridere e un po' arrabbiare. Queste informazioni che ti sembrano così strane, così nuove, sono quello che tutto l'ambiente scientifico internazionale conosce e divulga da almeno 20 anni. Se i professionisti a cui ti sei affidato ti hanno detto che era la temporomandibolare, che era la postura, che era l'ernia, che era il muscolo rigido e tutto il resto, che era l'intestino, quello che vuoi tu, ti hanno detto delle cavolate, e questa spiegazione ti farà capire perché i loro trattamenti sono stati inutili. Non sono andate alle cause del problema, non hanno studiato, non hanno aperto i libri, non si sono informati, e non sanno che il dolore cronico ha come cause l'ansia, la paura al movimento, la catastrofizzazione e l'ipersensibilizzazione centrale. Andiamo quindi a vedere cosa possiamo fare per gestire e ridurre queste cose in maniera utile e che ti serva veramente. Quello che ti dico adesso sono le cose che hanno studiato e ci insegnano i più grandi specialisti al mondo, e quello che faccio io personalmente tutti i giorni con le persone che vengono a chiedere il mio aiuto. Ho due strumenti principali, da una parte l'educazione e dall'altra l'esercizio terapeutico. Partiamo dalla prima, l'educazione. Quando una persona viene a chiedere il mio aiuto, per poterla aiutare devo essere sicuro di quali siano le sue aspettative e quali siano i suoi pensieri riguardo al suo problema. Quando una persona è convinta che il problema è degenerativo, che non c'è niente da fare, che gli hanno detto che le vertebre sono storte e se le deve tenere, che gli hanno detto che la schiena è di una di novantenne mentre lui ha 40 anni, finché ci sono in piedi questi pensieri non c'è modo di poterla curare, perché il suo cervello ha messo in moto degli automatismi per confermare queste cose. Abbiamo fatto degli studi molto molto interessanti sui meccanismi del cervello e sul subconscio.
In pratica quello che noi abbiamo è una macchina, un sistema che agisce in maniera automatica. Una volta che ti autoconvinci che sei una persona malata, che hai problemi, il tuo cervello automaticamente si muove e agisce nel suo ambiente per trovare delle informazioni che confermino quello che tu credi. Quindi se io mi blocco con la schiena perché ho sollevato dei pesi e penso vabbè dai, ho esagerato, ho tirato su 100 kg che erano 3 settimane che non lo facevo e adesso ho mal di schiena, ma in giro di una settimana mi passa, il mio cervello si muove e agisce per confermare quello che è il mio modo di operandi, quello che io penso. Quando tu inizi a pensare invece, ah ma questa schiena non la recupererò mai, ah ma è molto delicata, devo stare attento a sollevare i pesi, ogni volta che ti muovi il tuo cervello va a cercare delle conferme di quello che tu credi. E quindi la sensazione di tensione la fa diventare, oh mamma mia sento tirare, no ma questa è una cosa grave. Magari senti male perché hai sollevato un peso enorme e il tuo cervello dice, ecco vedi ho una schiena che fa schifo, è una schiena di un ottantenne. Lo stesso problema, le stesse sensazioni. Io penso, ok è normale ma fra 2 settimane tornerò a fare i pesi e il dolore si riduce. Tu pensi, ah mamma mia, questa è una situazione terribile e il dolore continua a perpetrarsi ed aumentare sempre di più. Per questo uno dei compiti più importanti di un fisioterapista, di un professionista che vuole aiutarti a curare il tuo dolore, è sapere quello che pensi, sapere che punto di vista ti sei fatto per educarti, per spiegarti che le cose non sono così, che può essere una cosa diversa e una maniera diversa di percepire la situazione. Il secondo punto su cui lavoro è l'esercizio terapeutico. L'esercizio è stato dimostrato essere uno degli strumenti più efficaci con le educazioni per ridurre il dolore e aiutare la persona con dolore cronico ad avere una vita migliore. La cosa più interessante che mi ha fatto riflettere e sorridere è che l'esercizio non è efficace perché ti rende più forte, più elastico e più resistente. No, non sono questi i parametri che veramente cambiano. L'esercizio però ti rende più sicuro di te e va a rompere quelle credenze, quegli schemi che ti eri autoimposti e che ti stavano autolimitando. Hai paura di piegarti in avanti a sollevare le cose? Andiamo a fare degli esercizi che gradualmente, progressivamente, ti portino di nuovo a fare questo movimento. Non ti metterò un oggetto per terra perché hai troppo paura di farlo, ma iniziamo a piegarci leggermente una volta, a piegarci un po' di più la seconda, la quarta, la quinta, la sesta volta finirai per piegarti fino in fondo senza più avere paura, ansia o timore di poterlo fare. L'esercizio è un'esperienza che va a modificare le tue credenze, che fa a rompere quello schema che tu ti eri creato. Ho paura, ho una schiena che fa schifo e quindi avrò sempre male, e ne costruisce uno nuovo. Da questo punto di vista è importante quindi essere seguiti da un bravo fisioterapista che ti possa dare dei passi e delle rassicurazioni adeguate nel modo migliore per poter tornare a fare degli esercizi sani e in modo giusto. C'è un approccio che io uso spesso e che secondo me è molto funzionale e parte dalla frase di un famoso filosofo che lessi qualche anno fa. Il filosofo diceva, non ci sono persone coraggiose, ci sono persone normali che fanno cose coraggiose e diventano coraggiosi. Ed è così che tu devi pensare quando affronti un esercizio e nel modo in cui vuoi curarti. Non devi pensare a non voglio più avere il dolore, quella è un'aspettativa sbagliata, ma voglio tornare a essere una persona sana, voglio tornare a muovermi nel modo corretto e prima lo faccio e prima il dolore passerà. Prima pensa ad essere una persona sana, prima pensa ad avere degli obiettivi reali, da tangibili, voglio tornare a piegarmi, voglio tornare a correre, voglio tornare ad andare in bicicletta e poi vedrai che il dolore passerà, che il dolore si calmerà, perché prima di tutto ti sei dato un obiettivo da raggiungere. L'esercizio quindi è estremamente specifico a te e alla tua situazione. C'è chi ha bisogno di andare in bicicletta, che c'è bisogno di andare a correre, c'è chi ha bisogno di sollevare i pesi, c'è chi ha bisogno di alzarsi dalla sedia. Ognuno ha il suo proprio limite, il suo proprio ostacolo che deve affrontare. Dopo queste informazioni immagino che in te ci possano essere due reazioni. Ma no, questo qui che cavolo sta dicendo?
E dall'altra, ah, ma forse è vero, ha confermato e ha dato una spiegazione a tutte le problematiche che questi anni ho avuto. Se sei in dubbio, se pensi che ho detto delle stupidaggini, è normale. Dopo tanti anni che ti hanno fatto credere, dopo tanti anni che sei in questa situazione, non è facile avere un altro punto di vista e a vedere le cose da un'altra angolazione. Ti prego però di rifletterci e di far sedimentare queste informazioni che ti ho dato, magari guardati il video 2 o 3 volte, per poterle analizzare piano piano e vedere se sono cose che effettivamente si incanalano bene con la tua situazione oppure no. Se invece sei dalla seconda situazione, mi fa piacere che tu abbia trovato delle risposte utili. Inizia quindi a metterle in pratica, inizia a cambiare un attimino il modo in cui ti affronti le cose, inizia a fare un po' di esercizio fisico. Buon lavoro!